Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Shrek 2. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata, durata 5 minuti in croce, in cui abbiamo sconfitto El Micho con gli stivali. Però adesso c'è il lungo cammino, e quindi se il gatto viene con noi mi fa pensare che dovremmo lasciare giù qualcuno. Chi lasceremo giù? Pan di Zenzero o Cappuccetto? Secondo me Cappuccetto. Abbiamo le missioni Torta di Zucca, La Capra Scontrosa, Adoro le Lattine, Troll Molesto, La Cascata, 12 Fagioli e i Bulbi Oculari. Ok. Così, sperando di risolvere i problemi di Shrek, la nostra gang si diresse verso la casa della fata madrina, famosa per due cose: il suo fascino precoloniale e l'impossibilità di entrarvi senza un appuntamento. Fascino la fata madrina mi è tanto, eh. Gli unici appuntamenti di oggi sono Miss Cappuccetto e un pacco dalla fattoria di Jack e Jill. Ma come? Cappuccetto! Ehi, ho un'idea! Possiamo intercettare il pacco dalla fattoria. Ancora meglio, possiamo andare alla fattoria e prenderlo. Sì, sì. E che ti devo dire? Sono un gatto io. Ok, i Bulbis Ocularis. Dov'è finita la lumaca? Ah, eccola, era rotolata via. Stavo giusto dicendo, dove li trovo? 50 cacchio di Bulbi Oculari. Ma tu sei impazzito. Vediamo il gatto. Ok. Mi fa il solletico. Attacco volante. Non ha un attacco col triangolo per ora. Però l'attacco volante già mi piace un sacco. È veloce e fa gli affondi. Quindi una tortiglia. Per me va benissimo. Può tirare le leve. Ottimo, bravo gattone. Vieni, proseguiamo la nostra avventura. Don't feed the fish. Perché secondo me se gli lancio tipo un biscotto, loro mi danno probabilmente qualcosa. Zucche sorgete, astio sfavorgete. Shrek, non ti sembrano un po' strane quelle zucche? No. Oh, ciuchino, sono soltanto zucche. Ce le mangiamo. Aspetta. Pan di Zenzero in questo momento è il top in assoluto. Vieni qua. Madonna. Mamma mia. L'attacco qua del gatto ha devastato tutto. Ok, un fagiolo è lì. Ma io, conoscendo questo gioco ormai, devo girare tutto quanto per vedere se non c'è qualcosa di nascosto. Qua i best player in assoluto: gatto e biscotto. Ecco qua, biscottino. Vieni un attimo, perché secondo me dobbiamo fiddare i pesci. Andiamo a controllare. Avrà funzionato? Secondo me no. Boh, forse sto pensando troppo in grande, quando dovrei pensare molto più semplice per giochi del genere. Però era molto telefonata. C'era lì il coso con scritto non dare da mangiare pesci. Però effettivamente è un gioco della PS2, quando ancora i bambini l'inglese non lo masticavano così tanto. Forse effettivamente avrei dovuto pensare anche a questa opzione. Beh, io... oh no, è caduta. Io da bambino comunque l'inglese non dico che lo sapessi, ma diciamo che bene o male lo capivo qualcosa. Certo, non ai livelli di adesso, per carità, però comunque qualcosa capivo. Allora, qua è molto probabile che serva per forza il micio. Qua serve Ciuchino, vieni tu. Così, Ciuchino! La Madonna. Ok, stavo giusto dicendo, come lo fermo? Così. Ulla miseria, ma cosa vogliono, ucciderci qua? Risposta sì. Non riesco, ecco, stavo dicendo, non riesco a prendere la moneta. A cosa mi serve l'ingranaggio? Per adesso credo a niente. Ma perché non c'è musica? Per adesso credo a niente. Fattoria. Qualcuno uccide le lumache, per favore? Uccidete le lumache? O ci devo pensare sempre io? Risposta sì, ci devo pensare sempre io. Credo che le lumache non li considerano ostili. Il problema è che hanno i bulbi oculari, quindi mi serve ucciderle, quindi mi dispiace. Ok, Micio, tocca a te. Vieni qua che dobbiamo far fuori un po' di zucca. Colpisci ancora.
Mamma mia, l'attacco qua del micio è veramente devastante. Però il fatto che non ci sia musica mi stranizza così tanto, cioè... A parte gli uccellini è tutto vuoto, è tutto silenzioso. Shrek, vai di qua, per favore. Anche se volendo potrei dare una spanciata. Potrei dargli una spanciata e magari... Oh, la madonna. Ecco fatto, problema risolto. Vai, micio. Micio? Sali? Ok, era già salito, solo che l'animazione non era partita sulla corda. Grazie di tutti quanti i soldini e grazie del fagiolino. E il fatto che non ci sia musica è troppo silenzioso. Vabbè, proseguiamo allora. E è probabile che l'ingranaggio lì devo... Di qua? Devo... Cos'è? Ah, lo specchio. Dobbiamo prendere questo. Fermare tutto. Fermalo, grazie. Mi sorprendo di me stesso. Portare di qua l'ingranaggio e proseguire. Ottimo. Adios. Mamma mia. Micio, best personaggio fino ad adesso, veramente. No, in realtà, cioè, nel senso, sono tutti buoni da utilizzare, hanno tutti uno stile di combattimento interessante, devo dire. Stile di combattimento che secondo me è comunque stato molto, come si può dire, più elaborato poi di qua. Sbagliato. Più elaborato poi in Shrek Super Slam, stavo per dire Shrek Super Slam, che ne so. Uccidi. Caramba, che lampo. Aia, che dolore. Ecco fatto. E gli scoiattoli? Aspetta. Cosa succede se porto gli scoiattoli qui? Ok. Credo nulla. Cioè, c'era scritto solo attenzione agli scoiattoli per motivo X. Allora, micio, lo mettiamo qua. Shrek, tu sali. Ah, porca. Sali qua. E panciata. Ale. Volato il gatto. Vieni di qua. Che prosegui. Micio, bravo. Puoi saltare tu in mezzo alla corda? Sì, può saltare, ma devo... Devo poi rischiacciare il triangolo. Ok, grazie. Ecco fatto. Ritorna di qua, per favore. Che proseguiamo. Prendiamo il fagiolo e schiacciamo questo interruttore. E il micio, che non riesce ad arrivare all'interruttore perché si è buggato. Bravo, micio! L'ha chiamato micio lui, dai! A me fa ridere tantissimo Biscotto quando fa... Ok! La pozione verde che per cos'era? Ah! Buono da sapersi! Grazie! Buono da sapere che la pozione verde è per le ranocchie ora. Prendete tutti i soldi che ne abbiamo bisogno per comprare tutti i potenziamenti. Il fatto che ci sia scritto non fidate i pesci invece a me fa pensare che li devo fidare in qualche modo. Allora, vieni Ciuchino, tocca a te. No, troppo. È fatto, Ciuchino. No, fermo. No, 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 no. Ecco fatto, esplosa proprio. E come faccio? Vediamo a salire. Dobbiamo salire da questo lato. Giusto? Sì. Perfetto. Questa era semplice semplice, dai. Sto attento a non cadere dal filo. Ed ecco altro fagiolo. Siamo a 4 fagioli, perfetto. Vediamo qua sulla destra cosa c'è. Questo, che dobbiamo usare l'ingranaggio. Quindi prima andiamo sulla sinistra. C'è uno scatolone di TNT che potrei usare, ma prima dobbiamo attivare questo con il gatto. Gatto? Bravo. Ogni tanto non è reattivo bene il gatto con queste cose, eh? Bravo. Shrek, tu torna indietro un attimo. No, tutti di qua. Tutti di qua che prendiamo il barilotto. E i topi da dove sono saltati fuori? Dove sono saltati fuori sti topi? Prendiamo il barilone. Non lo voglio usare. Bastardo di un topo, da dove è apparso? Ah, ok, riappare. Ecco qua. Scusami, da dove stanno apparendo sti topi?
Da dove stanno apparendo? Schiaccio tutti adesso. Allora, dicevo, prima ci liberiamo delle zucche. Ah, ok, no, era il pesce, sembrava uno dei fagioli. Ma ha distrutto la zucca, l'altra zucca. Tutti di qua. Tutti di qua, che così prendiamo direttamente il barilone. Forza, forza. Ma perché appaiono all'improvviso sti topi? Adesso scappo con il barilone, anche perché sono abbastanza veloce e posso permettermelo di farlo. E lo usiamo contro la capretta. Non era da usare contro la capretta. Squallida combriccola. Piacere di conoscervi. Sì, è sempre il doppiatore di RJ questo. E mi chiedevo se voi lavativi poteste condurmi oltre il ponte. Ma che ne dici di no? Beh. Imploro. No, ho sbagliato. Ecco fatto. E io pensavo che fosse un nemico, gliela stavo per lanciare addosso. Oltre il ponte quale, però? Cioè, ti devo fare da scorta? Vabbè, facciamogli da scorta. Sì, va bene, ti accompagno. Oh, ma che gruppo di personcine per bene. Beh, seguitelo. Non fatelo allontanare troppo, che sennò questo si fa ammazzare. Dove cacchio è finito? Se provo il gatto assaggi gli stivali. Ok, Shrek, vai a prendere l'ingranaggio. Grazie. Che se no la capretta poi si offende che non la facciamo passare. Avrei bisogno di una pozione di vita. Non così urgente, però giusto per stare sicuro ne avrei bisogno. Seguite la capra. Seguite la capra. Vedere cosa succederà. Ah, di nuovo tu? Faccia il pericolo. Mamma mia. È il boss più semplice che abbiamo affrontato finora. Adios. Ecco qua, aspetta che uccido le lumache. Che ho bisogno dei bulbi oculari io. Ok, mi manca una lumaca, sì. Mi mancava una lumaca che era caduta di sotto. Va bene, ti concedo un colpo gratis. Ti concedo un colpo gratis, giustamente. Allora, io spero che il mercante non sia bloccato solo nel secondo livello, ma che ci sia anche da altre parti. Ah, grazie, una moneta, wow. Perché non vorrei rifarmi di nuovo quel livello solo per comprare la roba. Qualcuno salvi la capra. Sono noi, immagino. Aspetta, Bisco. Ecco fatto. Vai, gatto. Che gente, mio amico. Mamma mia. È talmente easy distruggerti che è quasi soddisfacente. Ce n'è ancora uno? La capra dove è andata? No, ti prego, non dirmi che è tornata. No, è tornata indietro perché l'hanno colpita, ti prego, no. Oh, no. Lo sapevo che dovevo fare prima tutto il ponte e poi accompagnarla. Eccoti qua, Dio santo, ti devo rifar fare tutta la strada. Eccoci arrivati, aspetta. Proteggete la capra. Sono il tuo incubo, Fellino. Dove è andato? No. Tornato indietro di nuovo perché l'ha colpito una sola palla di fuoco. Dio santo, una palla di fuoco l'ha colpito ed è tornato indietro. Ma lo so, è colpa mia. È colpa mia, dovevo liberare questo pezzo e poi riaccompagnarla. Eccoci finalmente arrivati. Oh, sei contento ora? Dammi tutto quello che hai, che se no t'ammazzo. Oh, finalmente. Siamo già a metà dei fagioli, ottimo. E ora possiamo proseguire. Che bello, finalmente. La Madonna. Non stiamo andando a una fattoria, stiamo andando a una segheria noi. Come si legge orco al contrario? Osservazione acuta, eh? Sì, Giuchino. Tutto quello che vuoi. Muy caliente. Muy caliente. E spero vivamente di non perdere neanche un bulbo oculare. Non vedo. Ecco fatto. Ehi, tu! Un attimo, ehi tu.
Fatemi prendere prima sta roba. Prende questo. Non riesco. Ecco sempre fatto. Che mangiare fango. Preferisco morire che mangiare fango. E c'ha ragione. Il fango non è abbastanza nutriente. Aspetta, non riesco. Eccoci qua, 7. Ottimo, ottimo, ottimo. Dai che stiamo andando bene, secondo me. Stiamo andando abbastanza bene e spero vivamente di averli trovati tutti. Ti va bene che ho limato le unghie? Vieni, Ciuchino, che tocca a te. Ok, gira il tronco. Se vado di qua invece cosa succede? Se dai fastidio a uno di noi te la vedi con tutti. Questo è vero. Siamo una squadra dopo tutto, no? Vorrei tanto che ci fosse il folletto quello lì dei potenziamenti. Ma secondo me lo ritroviamo. Secondo me lo ritroviamo, perché se guardiamo tutti i potenziamenti ce ne sono troppi perché ce li desse tutti lui. Anzi, ora che ci faccio caso sono 3, 6 e 9. Quindi vuol dire che ogni tot livelli ci sarà qualcuno che ci venderà i potenziamenti. Saranno sempre 3. Beh, ora che abbiamo l'equipaggiamento del doppio dei soldi, voglio dire. Ok, la pozione non mi serve a nulla. Quindi, gatto, prosegui e vai di qua. Vai di qua, così fermiamo il tutto. Shrek, ti stai fermo, per favore? Eccoci qua. Disattiva quella. No. Ah, speravo facesse un passaggio io. Allora, intanto voi occupatevi di questi, per favore. Certo, non mi aspettavo che sarebbero morti in acqua, lo ammetto. Ma, ah, ecco, giusto, stavo dicendo, come lo tiro via il gatto da quella situazione io? Allora, gatto, 2 secondi. Vieni di qua. Fammi vedere se c'è qualcosa di nascosto. Oh, le vibrisse fuori uso. No, ti prego. No, devo rifarmi tutto da lì. Ma è morto solo il gatto. Ma che cazzo vuol dire? E io pensavo che il sasso avesse consistenza, per quello ho proseguito. Qua stavo dimenticando un fagiolo. 2 fagioli addirittura. Mamma mia, li avevano nascosti proprio bene qua. Meno male che sono tornato indietro allora. Ecco fatto, abbiamo liberato il gatto ora. E possiamo proseguire e riunirci con tutti gli altri. Prendete i bulbi oculari, forza. I golbi, stavo dicendo. Stavo per dire i globi. Dai che dobbiamo arrivare a 50. Questo vuol dire che dobbiamo prenderle tutte le lumache che troviamo. Dov'è? Dove è andata la lumaca? Eccola qua, grazie. La mia pancia non è mica un tamburo. Dai, forza, ce ne mancano solo 12. Vuol dire solo 6 lumache. Ce la possiamo fare. Ecco fatto. Bravi, prendete tutte le monete, che questo adesso ci chiede i soldi per passare. Buonissima giornata a voi. Immagino, ti odio. Che desideriate passare. Sì. I cordini sono alquanto arrugginiti, sapete? Ma vaffanculo. Sarei disposto a cedervi un po' del mio olio magico, ma visto i prezzi d'oggigiorno non sarà certo conveniente. Fai schifo, tieni. Va bene, vediamo cosa c'è dietro la porta numero 2, d'accordo? Dio mio, ti spacco la faccia appena posso. Ma il venditore, il mercante, che fine ha fatto? Niente? Oh, ecco fatto. Per un attimo ho pensato che non ce l'avremmo fatta. Miau! Eccoci qua, proseguiamo. Oh, Ciuchino, Ciuchino, vieni qui. Pozione di vita. Non che questo giro ci serva, quindi io la lascerei lì. La lascerei lì per ogni evenienza, non si sa mai. Miau. Punto di controllo. Ci mancano solo quanti? Come si vedevano le cose? Così. Ce ne mancano solo 3, dai. Ce la possiamo fare, secondo me. Allora, aspetta. Tac, tac, quindi tac, tac. Perfetto. Gatto, libera tutti. Ora avete rotto. Non so come sia stato possibile. Credo che l'animazione fosse già partita. Però il gioco non aveva tenuto conto del fatto che io ero stato colpito. Ah, è anche a tempo, giustamente, eh.
Vabbè, non mi serve neanche usare il barilone. Faccio prima a fare così. Faccio veramente prima a menarle piuttosto che andare a prendere il barile, lanciarglielo e aspettare che esploda. Ma ce la fate? Serio? Serio, Shrek? Ti sei fatto ammazzare da una cacchio di zucca? Ho capito dove vuoi arrivare. No, non l'hai capito, credimi. Fagiolino. Ci arrivo lì? Sì, ci arrivo. A ore 12. Attenzione a non cadere in acqua. Qui c'è un altro di questi. Aspetta. Non ci si sale qua? Perdonami se dubito, ma dopo prima che mi stavi fregando, che me ne stavi lasciando non uno ma due, non mi fido più. Oh no! Com'è caduto? Scusami, ho schiacciato triangolo. Oh, che palle. Ecco fatto. Siamo a 10, ce ne mancano solo due. Finalmente, voglio anche aggiungere incubo fellino. Allora, qua è identico a prima, quindi dobbiamo passare, far passare loro, poi loro fanno passare noi. Qua, gatto, qua, perfetto. Miau. Ora facciamo con Shrek, che così riusciamo. Che farci rocco. No, come no, ok, no, meno male che loro respawnano. Dov'è il bulbo? Sono una macchina okay. Da guerra verde e cattiva. Ne ho presi due, prendiamo anche questi. Che non voglio dovermi rifare tutto il livello solo per via dei bulbi oculari. Ottimo, e ora tocca a te. È il micio con gli stivali. Sì, ancora. E però Shrek intanto che è immambolato di là. Vediamo di qua se c'è qualcosa. No, perfetto. E allora si prosegue. Qui c'è un ingranaggio. Ciuchino? Cazzo te ne fai lì fermo? Muoviti. Muoviti che sennò non riusciamo a muoverci tutti. Ok, qua tocca di nuovo al gatto. Gatto, bravo. E ora possiamo proseguire a uccidere i villici fastidiosi. Possiamo parlare con calma. Ecco qua. Quello qua dietro l'ho ucciso? No. Ci sono mancherebbe una anche. Da guerra verde e cattiva. Sì, lo sei. Allora, abbiamo bisogno dell'ingranaggio, ovviamente. Volevo solo vedere fino a che punto potevo spingermi prima di prenderlo. Il che sarebbe stato comunque inutile, visto che probabilmente a una certa sarei dovuto tornare indietro. Comunque, prendilo. E ora lo infiliamo nel buco giusto. Ecco. A te. Perfetto. Dimmi che c'è un punto di controllo. Punto di controllo? Punto di controllo. Oh no, di nuovo tu. Oh, il troll sul ponte mi ucciderà, lo so. Sì, lo farà. Non merito di morire solo perché ho mangiato le sue lattine. Potete aiutarmi? Sì. Mi ric- No, scusami, non volevo farti passare adesso, in realtà. Ho più muscoli io nel mignolo del piede. Prima dobbiamo uccidere il troll. Allora, facciamo così. Occupiamoci prima di tutto. E poi, se possiamo, torniamo di nuovo con la capretta. Dai, gatto. Intanto prendiamo biscottino. Che con il suo tocco magico possiamo fare così. Ebbene, una lumaca è sparita. No, eccola qua, perfetto. La capra è stata colpita, bravissima, come al solito. Ciuchino, qua tocca a te. Ecco fatto, liberiamoci come dicevo prima di tutti questi fastidiosi nemici. Chi che ride come Pippo? Era la zucca? Ecco fatto. Nemici, ce ne sono ancora? Ovviamente. Questo è il troll? Serio? Non muoverti, ti storpio. Ti storpio, mamma mia che cattiveria. Dai su, ci manca una sola lumaca. Eccola qua. Oh, bulbi oculari ottenuti. Ecco fatto. Ora, dove sta il troll? Non lo so, ma
C'è il... Oh, santo piripì. C'è il venditore, stavo dicendo. Tutti giù per terra. È stato il commento più bello di Shrek fino ad ora. E rieccoci dove siamo caduti poco fa. Perfetto. Voi passate. Che la corda doppia qua non serviva, perché bastava veramente che tornassi indietro sui miei passi, sull'altra corda, e comunque passavo. Qualcuno uccide quella zucca prima che muore Shrek o cosa? Ok, eccoci qua. Io credo però, ho paura di credere, che se passo senza aver portato con me la capra, il livello poi finisce. Giusto? In realtà non credo, perché c'è ancora la cascata. C'è ancora la cascata da fare. Ok, il troll è da quella parte. Io la tento, nel senso, andiamo a chiamare la capra, la facciamo venire con noi, prendiamo l'ingranaggio con Shrek. Dove è andata? Che è successo? Ah, è a posto? Sei, hai finito la tua missione, serio? E mettiamo l'ingranaggio qui. No, sbaglio sempre, devo fare cerchio, invece faccio sempre triangolo. E ora è il momento di ammazzare un troll. Ma dai! Capra in pericolo! Bella capretta! Siete arrivati giusto in tempo! Ma io fossi stato il troll, avrei spaccato in testa la capra, la mazza. Ok, devo uccidere il troll con le sue bombe. Buono da sapere. Aia, che manata! Ma i troll sono immortali, questo mi stai dicendo? Chi è che l'ha presa? Boom, perfetto, ancora una. Ora evitiamo di farci colpire. Lui tornerà al suo posto. Aia, che dolore. Non menarlo, Shrek, tanto è immortale. Vabbè. Aspettiamo un attimo. No, che scemo, l'ho lanciata dalla parte sbagliata. La lancio dalla parte sbagliata, ma non capisco perché. Ogni tanto... Ma ascolta, usiamo Ciuchino. Ciuchino almeno la lancia dritta. Niente, non riesco più per qualche motivo adesso a lanciargliela giusta. Non l'ho colpito mai. Adesso non riesco più a raggiungerlo, perché? Boh, adesso l'abbiamo colpito, ottimo. Per qualche motivo prima no, ora sì. La capra è libera, ottimo. Ora che abbiamo ottenuto il punto di controllo, voglio provare a saltare dove c'è il mercante. Sempre che io riesca a saltare. Si riesce a saltare qua? Sì, credo di sì, perfetto, ottimo. Benvenuti alla bottega del folle Folletto Larry. Ciao Larry. Prezzi così bassi che devo essere matto. Lo spero che siano bassi. Attacco 4, perfetto. Oh! Ottimo articolo. Quanti me ne sono rimasti? Rigenera 8 al minuto. Oh! Ok. E non ho abbastanza per 6 punti ferita. Niente per oggi. Allora togli. Bene. Quindi ora rigeneriamo vita. Che cosa ci manca ancora? Aggiunge 3 di salute. E aggiunge 6 di salute, ok. In sostanza abbiamo tutto ciò che ci potenzia, ma tranne ciò che ci dà vita. Bravo gioco. O bravo me in realtà. Beh, in realtà la rigenerazione mica poco, anzi. È uno dei best oggetti che potevamo avere. Solo che devo tornare sia in questo livello che nell'altro solo per rifarmi tutto quanto. Quanti soldi ho adesso? Aspetta. Ho 89 monete,
Me ne servono almeno 1000 per fare sia questo che l'altro. Pare che l'ascensore sia bloccato. Un atto di sprezzo del pericolo? Sporgenze viscide e strette capaci di causare una morte orribile e cruenta? È il compito ideale per un intrepido spadaccino! Gatto con gli stivali da cilindro! Tocca a me! Sei il prossimo concorrente del... Momento eroico! Momento eroico! Ok, però, in tutto ciò, a me mancano 2 fagioli. Ok, io non so se i piragna mi uccidono con un colpo. Però non mi hanno fatto danno, quindi aspetto un attimo che passano. Ecco fatto. E passo anche io. Beh, aumentare la quantità di salto di sicuro mi può fare Va bene, muri invisibili, giustamente. Va bene, sono muri invisibili. Saltiamo da questa parte, così possiamo proseguire. Uovo dorato, di sicuro non me lo faccio sfuggire. Il punto è ora. Ce la faccio a passare? Sì. Ecco fatto. Io prima però, siccome ho bisogno sia di monete. A parte che da dove arrivano i piragna a questo giro? Non posso salire qua, perfetto. Sia di monete, stavo dicendo, che dei fagioli, dobbiamo farcela tutta. Il punto è che non so se i fagioli si nascondono qua o no. Devo mangiare cibo in scatola stamattina. Bellissima sta scivolata. Ok. Passiamo di qua. Uovo d'oro. Ale. Perfetto. Aspettiamo che passano i piragna. E ora aspettiamo che passa di nuovo, perché non ha preso l'input. Tac. Evitati tutti. C'è qualcosa qua? No, muro invisibile. Di qua invece. Ma tra l'altro, se tutta sta roba è pericolosa, non ci va nessuno e tutto il resto, chi le ha messe le pedane? E io perché non posso andare di qua? Ecco fatto, grazie. E ora si prosegue, aspetta ancora che passa di nuovo. A parte che lui non prende l'input, a meno che non sei proprio attaccato, perfetto. Aspettiamo che sicuro ora ne passa uno. Ancora. Ecco fatto. Ora ne passa un altro. Ottimo. E bastardo, mi ha preso alla fine. E ora aspetto qua. Ecco. Mi ha preso per il mantello e mi ha spinto giù praticamente. E anche sto giro ho mancato 2 fagioli. Ah. Vabbè, non importa, me lo rifaccio la prossima volta. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.